microfono nuovo, sostitutivo, e microfono attuale. Perché li porto addietro entrambi? In questo video vi spiegherò tutto. Buona visione! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro Andrea TV e oggi, come avrete letto dal titolo, sono qua per spiegarvi perché porto i microfoni addietro, entrambi, sia il microfono sostitutivo che il microfono super potente, il nostro attuale. Allora, vi dico subito che se porto addietro tutti e due i microfoni, c'è un motivo. Il motivo è questo. Allora, con il microfono attuale, voi sapete che abbiamo fatto tutte le sfide di registrazione, o quasi tutte, poi non so se ci sono sfide di registrazione nuove o meno. La differenza è che con questo microfono sostitutivo nuovo non abbiamo fatto ancora nessuna sfida di registrazione. Quindi, perché li porto sempre dietro, tutte e due? Allora, ci arriviamo al ragionamento. Allora, perché se io vado in giro con il microfono, con un microfono che è nostro, quello attuale super potente, ammettete che se io vado in giro e mi metto a registrare un video in una zona di registrazione e per esempio viene una sfida di registrazione, per esempio l'antifurto che suona o il treno o l'aereo che passa sopra di me, o anche l'elicottero, sfide di registrazione che ormai sono talmente rare da incontrare, ma in tutte le sfide di registrazione, diciamo, anche il taglia erba, quelli che tagliano l'erba dai cespugli con quel coso lì, eccetera. E io dico, oh, non ho il microfono, non ho portato il microfono nuovo, perché così potevo fare la sfida di registrazione con il microfono nuovo. Mi toglievo il microfono, quello attuale che avevo, e lo mettevo di nuovo qui, il microfono attuale, e mi mettevo il microfono nuovo, perché così almeno io potevo fare la sfida di registrazione e vedevo un po' se il microfono nuovo sostitutivo era in grado di battere la sfida di registrazione, per esempio il martello, il trapano, l'antifurto, i bambini che urlano, le persone che parlano, eccetera. Quindi avete capito perché il vostro youtuber si porta sempre i microfoni addietro, sia il microfono attuale che già conosciamo le sfide di registrazione e sappiamo che le ha vinte tutte, ma quasi tutte, poi non lo so se spuntaneano nuove zone di registrazione o nuove sfide di registrazione o meno, o le ha vinte perfettamente. In questo microfono noi non abbiamo fatto nessuna sfida di registrazione e non sappiamo se l'hanno vinta, se l'ha vinta oppure no. Il motivo per cui porto due microfoni è quello che vi ho detto adesso, perché se incontro una sfida di registrazione che con questo microfono abbiamo già fatto e l'ha vinta, io posso replicarla sul microfono sostitutivo nuovo, così vediamo un po' se il microfono è vincitore oppure no. Così poi quella sfida di registrazione l'abbiamo fatta e ce la possiamo levare fuori dalle scatoline, ce la possiamo togliere fuori una, così una in meno, e noi poi, se noi decidiamo di portare solo lui, non dobbiamo, non sappiamo, sappiamo che con la sfida di registrazione questo microfono l'ha battuta, e allora questo microfono ce lo possiamo tenere sempre nello zaino e possiamo registrare con questo microfono, se sappiamo che ha battuto tutte le sfide di registrazione.
o alcune, perché le sfide di registrazione variano in zone e in zone. Allora, il vostro YouTuber vi consiglia che se voi già avete un microfono wireless e avete fatto tutte le sfide di registrazione, e intanto vi siete comprati un altro microfono che vi è arrivato, non aspettate che il microfono attuale che avete si spacchi. Fate così: vi portate sia il microfono vecchio, quello che state utilizzando, che ancora non si è rotto, per il mio, e facciamo le cose che non si rompe, incrociamo le dita che non si spaccano, e in più voi vi preparate anche a fare le sfide di registrazione anche nel microfono sostitutivo, andando sempre dove avete fatto le sfide di registrazione con questo microfono. Basta un attimo, ragazzi. Allora, prendete il microfono, ok? Adesso faccio una prova io, un attimino che faccio una prova, faccio una prova. Fate un esempio che qui ci sia una sfida di registrazione in corso, per esempio. In realtà è la musica in lontananza che non si vede. Io cosa faccio? Metto via il microfono. Mettiamo via il microfono. Prendiamo il microfono sostitutivo immediatamente. Lo prendiamo. Ce lo mettiamo qua. Me lo metto qui. Vedete cosa fa il vostro YouTuber? Se lo mette qua, attacco il microfono nuovo. Adesso spero che sto registrando, ma adesso vado a vedere se ho registrato la clip prima di farla un'altra. Aspettate un attimo. Sì, sto registrando con questo microfono nuovo. Sono andato a controllare la clip funzionante. E avete capito quello che il vostro YouTuber fa se si porta due microfoni contemporaneamente? Adesso facciamo la fine con questo microfono nuovo, così se passano le persone almeno sappiamo se si sente oppure no. Allora, avete capito quello che fa il vostro YouTuber quando si porta due microfoni contemporaneamente? Appena mi accorgo che c'è una sfida di registrazione, io stacco il microfono. Stacco il microfono, mi stacco il microfono, metto dentro il microfono qui alla custodia dei microfoni, ve lo faccio con i microfoni attuali che già usiamo. Metto qua il microfono, prendo il microfono nuovo, metto qua il microfono e il ricevitore lì dentro lo metto, prendo il microfono nuovo, me lo metto qua, prendo il ricevitore, lo attacco al telefono e io provo la sfida di registrazione per vedere se il microfono la vince oppure no. Poi al termine che ho finito la sfida di registrazione, che io so che adesso il microfono l'avrà battuta oppure no, io prendo nuovamente il microfono nuovo, lo metto via, faccio il cambio con quello attuale e mi metto il microfono attuale. Comunque, ragazzi, sto registrando con il microfono nuovo, prima con il vecchio e poi con il nuovo, ma adesso io faccio cambio, mi metto il microfono, quello là che conosciamo che ha vinto tutte le sfide di registrazione. Cambiato microfono, ragazzi. Adesso io vi chiedo, scrivetemi qua sotto se sapevate già. Perché il vostro YouTuber portava due microfoni insieme, se sapevate il motivo perché me li porto sempre dietro. Poi vabbè, uso questo qua lo lascio nello zaino fino a quando vedo una sfida di registrazione, poi lo tiro fuori, cambio microfono e me lo metto qua. Comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti se lo sapevate, questa cosa qua del vostro YouTuber. Comunque, il vostro YouTuber lo consiglia anche a voi di fare così. Fatelo anche voi, perché è una cosa molto utile e anche voi risparmiate tempo, così poi non andate nell'intrippo che magari farò un video e vi spiego
un altro madornale errore da non fare, perché se voi ammettete che si spacca questo microfono, quello attuale che avete voi, che facciamo le incrociamo le dita sempre che non si spacchi, e non avete ancora fatto le sfide di registrazione con questo, non ve la prendete dentro. Fatele ora che avete sia il microfono vostro, sia quello nuovo. Poi vi spiegherò anche il perché vi ho consigliato di fare questa cosa qua. Comunque, mi avete scritto qua sotto nei commenti, il video può finire così. Io vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Condividete questo video con i vostri amici. E niente, io vi lascio un video qua alla mia destra, un video qua alla mia sinistra, un video qua alla mia destra. Ciao a tutti.